a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul molto molto bello, ma veramente bello bello bello, di Kaleidos, bellissimo. Allora, per quest'ordine devo dire che la colpa è al 100%, a mille per mille, e che vi dico anche di più, delle Martinos. Quindi vi lascio il link del loro canale giù nell'info box. Sono due sorelle, sono fantastiche, mi fanno morire dalle risate e soprattutto fanno vedere delle cose bellissime, pazzesche, e io le adoro. Ho fatto quest'ordine perché avevo visto sui loro video questa marca, la Kaleidos, e sì, mi sono messa comoda. Mi è piaciuta tantissimo, sinceramente, quindi ho voluto fare un ordine. Ci ha messo un bel po', ci ha messo un bel po' perché sono tipo su 10-12 giorni, una cosa del genere. Perché io quando faccio un ordine in 3-4 giorni lo prendo a casa, in poche parole. Comunque ho fatto quest'ordine perché volevo prendere alcune cosucce che rivendevano Kaleidos, quindi dei prodotti. Butto tutto qua dietro perché. Quindi apriamo, vi faccio vedere anche come vengono impacchettati. Apriamo. Ecco, vengono impacchettati in questa maniera, vedete, c'è doppia scatola, poi si apre ed è tutto impacchettato in questa maniera, cioè Sephora, tarada, dico io. Allora, i pacchettini, tipo ad esempio dell'illuminante, sono messi in queste bolle enormi. E li usciamo. Facciamo una cosa, esco le cose perché c'è questa spugna qua, vedete, cioè è tutto ricoperto di spugne, cose. Esco le cose e vi faccio vedere cosa ho acquistato. Vi faccio vedere anche la parte di dentro, vedete? È tutta gommata, cioè qui veramente non c'è rischio, non c'è inganno. Allora, come vi ho fatto vedere proprio all'inizio, ho preso tre illuminanti, che sono questi. Venivano messi in queste confezioni così, vedete, tipo a mo' di sacchettino, cioè stupenda come confezione. Il primo che vi faccio vedere è lo 02, c'è scritto Star Surfer, una cosa del genere. Questa è il pack della scatolina. E la confezione è in latta, ovviamente, ma chi conosce Kaleidos lo sa. La confezione è così, cioè è bellissima, confezione in latta. E l'illuminante in questione è questo qua. Non so come farvelo vedere. Comunque la latta si apre soltanto così. Questo è il colore. Vediamo se riesco a fare uno swatch. Uno swatch. Ma che bella! Wow! 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 Bellissimo, io adoro queste cose. E questa è la prima. Dove è andata la carta? Qua. Poi, il secondo illuminante che ho preso è lo 01 e il pack è così. Ed è Comet Catcher, cometa, giusto? Sì, Comet. Ed è questo qua. Cioè i pack sono strepitosi, veramente uno più bello dell'altro. E l'illuminante è questo. È che ho troppa luce, quindi non si vede proprio bene. Ma c'è riflessi con rosa. Scusate. Sì, questo ha proprio dei riflessi con il rosa, cioè guardate, troppo bello. E poi mi sono dimenticata la patch. E poi ho preso il terzo, che è lo 03. Ah, avevo preso 1, 2, 3, che è Ray Reader. La confezione è così gialla.
Bene, le confezioni pesano, eh? Le confezioni pesano. Il pack è questo. E l'illuminante è così. Dovrebbe essere più sul dorato. Sì. Infatti avevo preso uno neutro, uno con il rosa e uno col dorato. Questi sono i tre illuminanti. Ovviamente li vedete così, ma perché io ho delle luci proprio riflesse su di me, automaticamente non li vedete bene bene, però sono uno più bello dell'altro, cioè stupendi. Poi i pack molto molto belli, devo dire la verità, mi piacciono tantissimo. Poi volevo prendere altre cose, però ho fatto un piccolo ordine perché avevo già speso i soldi per altre cose, quindi non ho potuto fare altro. Ho preso una palettina di queste qua rettangolari, perché di questa avevo visto anche il make-up fatto da Giulia Pecular, se non mi sbaglio, su Instagram. Ed è una ragazza che io seguo perché fa dei make-up strepitosi. L'avevo visto proprio da loro, da lei questa palettina e quindi me ne sono innamorata. Il pack è stupendo, è fatto in cartoncino così, è pesante la paletta, ve lo dico. È così, poi si apre in questa maniera e poi abbiamo la palette. La palette in sé è pesante, cioè non parliamo di cartoncino, parliamo cartoncino rinforzato, non lo so. Perché è abbastanza pesante. Comunque si apre in questa maniera. Vediamo se riesco. Ha la calamita, ovviamente, perché tengono la palettina. E la palette in questione è questa. Allora, qui abbiamo uno specchio con la plastichina degli ombretti che si è spostata. E questi sono tutti. Vabbè, aspettate, non so come farvelo vedere. Ah, nella parte di sopra. E questi sono tutti gli ombretti. Cioè, guardate qua che tipologia di ombretti stiamo parlando, bellissimi, bellissimi, il mio preferito si sta rompendo. Aspettate che lo tocco leggermente. Cioè, no. Cioè. Cioè, è stupenda, veramente stupenda, stupenda, cioè, stupenda, mamma mia, quella assomiglia all'illuminante, cioè, è bellissimo questo, cioè, questo colore è stupendo, no, ma è troppo bello. Allora, io adoro il lilla, il viola, cioè, ma questo, cioè, guardate, anche da questa lontananza si vede, cioè, stupendo. Mi sto emozionando, io mi sto emozionando. Bella, molto molto bella, cioè, la confezione è stupenda. E poi ho preso un'altra cosa che era in edizione limitata, se non mi sbaglio, e loro ne hanno parlato, sto parlando delle Martinus, ne hanno parlato benissimo e quindi l'ho voluta prendere ed è questa palette. Su per giù ho fatto l'ordine solo per questa palette, poi ne ho messo altre cose proprio per provarle e tutto, ma sono rimasta sconvolta. La palette in questione è questa, cioè bellissima. I pack più belli, ma veramente, cioè, mannaggia loro, ora forse avrò tutto. Bella, molto molto bella, si apre. Specchio enorme. Io zitta, muta staio, ma già molto pulito, cioè bellissima, con la parte di esc del
del computer, della tastiera del computer, la parte di esca. Cioè, bellissima. Cioè, dei colori. Dei colori. Veramente. I blu non scrive proprio bene, bene, bene. Forse perché avevo pulito il dito. L'arancio. Wow, che arancio! C'è uno più bello dell'altro. Cioè, guardate qua. Cioè, ma stupenda, ma veramente stupenda. Cioè, ora io non vedo l'ora di fare dei make-up. Madonna mia. Cioè, li vedete i colori? Ma li state vedendo i colori? No, una più bella dell'altra, veramente. Ero molto indecisa perché di queste qui piccoline che adesso vi riprendo in mano, di queste qua piccoline, ce n'erano altre. Li volevo prendere, però sinceramente non sapevo come era la performance perché vederle così sbocciate sono bellissime. Ovviamente poi indossate sugli occhi bisogna vedere la resa dell'ombretto in sé. Loro ne hanno parlato benissimo, quindi ero molto convinta nel prenderle, però sinceramente li voglio assolutamente provare sul viso, cioè sul viso, sugli occhi, proprio per vedere che make-up posso realizzare. Cioè, ma che bella! Cioè, ma che bella! Cioè, ma ditemi, cioè, ma è stupenda! Cioè, ma veramente, me la faccio rivedere, perché veramente i colori meritano tantissimo. Cioè, guardate qua che colori! Cioè, uno più bello dell'altro, anche marroncini. Molto, molto bella. Anche i nomi sono carini. Space Oasis, Cosmic Cabaret, Galassia, belli, belli veramente, molto 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 belli. Sono rimasta molto contenta di quest'ordine, vedi? Molto molto contenta per aver fatto quest'ordine grazie alle Martinus. Io le ringrazio tantissimo. Ovviamente vi farò un make-up con questa palettina. Come vi ho detto negli altri video, se li volete vedere qua scrivetemi un commentino perché in caso li farò o su Instagram o su TikTok. Vedrete sicuramente un make-up con Ambarabacci Cicocco, questi due sicuro al 100%. Mi piacciono tantissimo. Ditemi cosa ne pensate, se avete fatto altri acquisti e se mi volete consigliare gli altri illuminanti perché ne ho visti già altri. Io ho visto anche la palettina dove c'era la cipria e la terra, se non mi sbaglio. Erano tre, tipo Kat Von D, l'avete presente? Lo stesso, diciamo, tipologia di Kat Von D. Ditemi cosa ne pensate, vi aspetto tutti nei commenti, vi raccomando perché ci tengo tantissimo. E soprattutto se avete altre palettine da consigliarmi per quanto riguarda Kaleidos, così se faccio un ordine so cosa inserire là dentro. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!